Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questo tutorial parleremo di Acustica Audio Ivory 3. Qualche anno fa Acustica Audio introdusse un nuovo sistema di emulazione hardware molto convincente con Nebula, che vedremo in altri tutorial, e si presenta da qualche tempo con la stessa tecnologia applicata in plugin separati, coniando il termine Dreamware, in cui il software di emulazione viene non soltanto riproposto come virtualizzazione dell'hardware, ma anche implementato proprio in questo tutorial. Vedremo e ci occuperemo di Ivory 3, un pacchetto di 6 plugin destinati al mastering che richiama anche graficamente ed acusticamente i pluriacclamati strumenti della Maselec. Sono quindi fedeli a questa linea, ma con l'aggiunta di funzioni non disponibili sulle macchine hardware, quindi sull'outboard. Ivory 3 utilizza il nuovo Core X, un'evoluzione della tecnologia multithreading di Acustica Audio, quindi un'ottimizzazione del Core 9, che aiuta nello sfruttamento delle risorse di cui è molto avido. Il pacchetto comprende Ivory IAE2, equalizzatore da mastering, che vediamo qui, IAE3, la sua versione stereo, il MAC2, il compressore da mastering, in modalità singola e stereo, e lo IAE5, l'equalizzatore dinamico da mastering, sia in modalità singola sia in modalità stereo, che è poi anche quello che utilizzo più frequentemente all'interno dei miei mastering. Ivory 3 possiede 4 tipi di equalizzatori. Ogni EQ ha quindi un in e un out per ogni canale. Tutte le sezioni hanno uno switch per la selezione dei 5 tipi di shelving. La sezione preamp aggiunge delle armoniche, la troviamo qui nella versione singola. La sezione preamp che noi vediamo qui aggiunge delle armoniche extra e può essere anche disabilitata. Vi mostrerò come utilizzarli sia nelle tracce bass sia nel master. L'installazione avviene sempre attraverso il sistema Aquarius, che abbiamo già visto e mostrato in un altro video. Iniziamo dall'equalizzatore IAE2 per il mastering. Chiudiamo gli altri, togliamoli dalla nostra sessione ed iniziamo ad analizzare l'IAE2 nel bass master. Accendiamolo, ascoltiamo la traccia senza. Accendiamolo. Possiamo vedere la funzione input trim per l'ingresso all'interno dell'EQ, il recupero dell'output e le 4 bande separate di equalizzazione che hanno appunto un cut e boost per tagliare o accentuare le frequenze che poi selezioneremo qui in basso. Sotto troviamo lo shelving, in questo caso è un filtro passalto. Nella seconda sezione troviamo appunto una punta di volume sui 92-100. Le medie rimangono invariate, possiamo anche spegnerle, mentre gli alti vengono leggermente enfatizzati sui 7000, mantenendo uno shelving più stretto. Oppure potremmo andare direttamente su un passo a passo e salire. Sentiamo senza, vi consiglio sempre di ascoltare i tutorial in cuffia per apprezzare al meglio le qualità dei plugin mostrati. Apriamolo. Andiamo ad analizzare la sua controparte stereo, dove troviamo appunto i EQ meter, la modalità in cui lo sto utilizzando in questo momento è la modalità MS, saliamo per sentire le differenze. Notiamo il bellissimo trattamento delle armoniche che non snaturano il mix, mantenendo una certa trasparenza e dinamica tipica di questo genere di apparecchiature.
torniamo da capo. In questo caso lo sto utilizzando in modalità MS, aumentiamo anche il pre, diamogli un po' di armoniche, in cui dividendo la modalità MS abbiamo il mid in questa sezione superiore e il side nella sezione sottostante. Ho fatto un taglio sui bassi da 98 sul side e un aumento delle alte sempre sul side. Discorso contrario sul mid, dove ho accentuato i 92, accentuato le medie e lasciato le alte inalterate. Sentiamo con essenza. Fantastico. Andiamo ora ad analizzare la potenzialità dei compressori. Applichiamoli sulle tracce nei bass, quindi la voce, utilizzeremo prima un EQ. Aumentiamo un po' le basse sulla voce. Le medie, diamo un boost, sentiamo la voce, capo. Aumento della presenza notevole. Procediamo alla compressione. Nel compressore possiamo controllare rispetto alla versione hardware il mix dry e wet che non è presente, la possibilità di inserire un sidechain, mentre gli altri comandi rimangono invariati. Quindi abbiamo un input trim, l'attacco, il threshold, il rilascio, il filtro per il taglio delle frequenze basse fino a 300 e il tipo di compressione. Sentiamo la voce con e senza i due plugin. Notevole, eh? Timbro invariato, dinamica eccellente. Applichiamo lo stesso tipo di trattamento anche sulla batteria, smashandola un po', in questo caso ho tagliato sotto gli 80, senza. Medesimo discorso sul basso. Solo senza, lasciato scoperto nella parte bassissima, attacco immediato, un po' di smashing. Per il synth ho deciso di tagliare leggermente le medio basse e un po' di altissime per scurirlo leggermente. Senza. Pianoforte stesso trattamento. Schiariamo ancora di più. Meno medio basse. Ok. Con e senza. Andiamo nel mix.
E passiamo all'analisi nella sezione mastering. Il primo nella catena è il multiband, il Mac 3. In cui le tre bande funzionano in maniera indipendente. Il loro crossover viene regolato in questa sezione. Rispetto sempre alla macchina principale abbiamo i mix dry o wet del plugin, gli input divisi per left e right, la possibilità di inserire un threshold per ogni banda e i relativi guadagni di gain e compressione separate. Utilissimo per controbilanciare i mix che magari necessitano di boosting in alcune sezioni del master. I meter qui a destra mostrano appunto il low, mid and high, mentre questa colonna a sinistra è l'indicatore di compressione. Come vedete, in questo momento sta lavorando molto di più la parte bassa. La parte alta aumentiamo l'attacco e schiacciamo. La funzione clipper che vediamo qui al lato ci permette di evitare l'overclipping, quindi non l'oversampling, quindi la distorsione analogica vera e propria. Qui in alto troviamo il pulsante expander che inverte completamente il ratio e quindi ci consente di trasformarlo in un expander. Chiudiamolo, andiamo a vedere gli altri strumenti. Equalizzatore mid-side che abbiamo già visto. Versione lineare, quindi non stereo, quindi non divisa in canali stereo. Anche in questo caso abbiamo creato la stessa configurazione che abbiamo usato nelle altre istanze. Quindi alti sui 9000 boostati. Un po' di boosting sui 92 e un cut sul low, sull'high pass filter finale. Sentiamo sempre come con e senza. L'equalizzatore lavora in modo eccellente, aprendo il suono e quindi lavorando come se stessimo utilizzando un outboard. Analizziamo la versione singola delle IE4, il equalizzatore dinamico che richiede appunto un'analisi più approfondita rispetto alle altre istanze. Torniamo da capo. Ah, in questo caso abbiamo appunto il pre-in che aumenta le armoniche, la funzione di output suddivisa per i due canali. Il primo canale rappresenta l'equalizzatore vero e proprio, mentre il secondo racchiude le funzioni di sidechain collegate con l'EQA. Quindi abbiamo due equalizzatori, un A e un B. Il B funziona in modalità sidechain interna, mentre l'A è vero e proprio equalizzatore dinamico. Qui a destra troviamo tutta la funzione compressione. Quindi che cosa fa? L'equalizzatore lavora con le funzioni di un compressore, quindi entra in funzione, quindi equalizza nel momento in cui una certa soglia viene superata. Ogni singolo canale possiede gli stessi controlli con il personale gain control. L'input trim si riferisce al volume in ingresso, sia nel compressore che nell'equalizzatore. L'attacco fa riferimento appunto alla velocità di attacco delle Q. I release e lo shmod. Lasciamolo in modalità stereo link full, cerchiamo un threshold di intervento dell'equalizzatore e l'output e il volume di recupero. Il range regola l'ammontare di equalizzazione dinamica all'interno del segnale. Ascoltiamo anche in questo caso con e senza.
maggiore apertura stereo, maggiore dinamicità. Non esiste attualmente un equalizzatore dinamico in grado di lavorare così dettagliatamente sul suono. Non fa rimpiangere assolutamente le versioni hardware, anzi, con il fatto che è comunque un plugin, Ivory è uno strumento molto potente ed è al momento l'unica emulazione hardware veramente convincente a livello pro. Tutta questa potenza però è avida di risorse di sistema e quindi di processore. È in grado di regalarci l'impronta armonica delle macchine più costose ad un prezzo irrisorio, ma necessita di un computer potente e spesso non proprio economico. È e rimane un eccellente compromesso qualità-prezzo, permettendoci di utilizzare più istanze dello stesso plugin e quindi raddoppiare, triplicare ed eccetera la potenza di un outboard. Le risorse raccomandate sono Windows 10, i7 o i9 nuova generazione, 16 GB di RAM, VST2 o AAX a 64 bit. Per quanto riguarda il Mac, OS 10.11, processore i7 o i9 ultima generazione, anche se in questo momento stiamo lavorando su un multicore Xeon Westmere a 48 kHz, mentre a 96 kHz già inizia a non essere più sufficiente. Sempre almeno 16 GB di RAM, VST2 Audio Unit o AAX a 64 bit. Come vedete, sto utilizzando in questo momento 8 istanze contemporaneamente e la performance del processore si trova a metà circa. Sono dei plugin da utilizzare molto cautamente, proprio per l'avidità di risorse. È importante quindi saperli dosare all'interno di un mix e saperli gestire all'interno di una sessione di mastering come stiamo utilizzando in questo momento. Quello che vi consiglio caldamente è di creare un account sul sito Acoustic Audio e scaricare le versioni trial per verificare con mano la qualità e l'effettiva compatibilità con il vostro sistema. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e le finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!